Bella ragazzi, allora bentornati in questo nuovissimo episodio di Red Faction Guerriglia. E mi trovo in un altro accampamento che non ho mai visto. E ho appena caricato il salvataggio. Quindi questo è... diciamo il rifugio di Dust, sì, perché abbiamo completato di liberare, cioè abbiamo completato la liberazione di Parker e adesso siamo a Dust, infatti rifugio Dust. Allora, dov'è che posso, cos'è questa roba? Cos'è la buggy? No dai, c'è anche la buggy o la sand rail. Senti il motore. No, no, qui sì che facciamo distruzioni da panico. Con la sandrail poi. Grazie. No, mi servirebbe... la cosa, com'è che si chiama? La... questa è qui? No, questo è il potenziamento. Armatura, lancia... mi servirebbe anche il lanciarazzi, tante robe. L'armadietto. C'è l'armadietto, dovrebbe essere qua. Vediamo. È qui l'armadietto? Sì che c'è l'armadietto. E dai. Così ci ricarichiamo. Ok, vai. Allora, prima missione. Vediamo. Porca puttana com'è grande. Città di Dust. Ok, ci sono due missioncine. Che fa? Questo cos'è? Azione aiuta, completando gli obiettivi. Vabbè dai, già che ci siamo facciamo un po' di esplorazione. Poi magari facciamo anche qua magari. Sì, facciamo così che è la cosa migliore. Prendiamo la sen... Ma che c'è la mitragliatrice sopra? Ah, addirittura posso sparare. Sì, però punta solo sul davanti. Vabbè, o ha la mira automatica, oppure... Boh, aia! Non saprei. Sti rottami qua, scusa. Aspetta, fammi provare. No, devi lanciare. No, che okay, danno solo rottami così, ok. Non andiamo a sprecare mine. Così facciamo un po' di musichette intanto. Oh. Scusate. Aia. Aspetta che se mi vogliono male. Porca puttana. La resa è la vostra unica possibilità. Via, scappa verme. Attenzione. Di normali corrieri per trasportare informazioni sensibili. Vediamo che giungano ai destinatari. Vabbè, facciamo questa dei droni, già che siamo per strada. Dov'è che sono? Vabbè, saranno lontani. Ma questo coso non può andare un po' più veloce? Non c'è il nitro? Occhio. Attenzione, derapata. Ok, l'abbiamo perso. Non è vero. Fanculo. Non è questo, no. No, mi sa di no, non è quello. Porca troia. Sì. Poi
Ok, no, mi sa che ho perso completamente l'obiettivo qua, mi sa. Allora, sì. Ecco, noi dovevamo andare qui poi, tra l'altro. Occhio. Allora lì c'è un cartellone, ma c'è anche qua qualcosa. Vabbè, non si distrugge. Aspetta. Porca boia. Andiamo. Dobbiamo anche distruggere il cartellone, perché qualcuno di voi mi ha detto che serve per aumentare la... cioè il controllo del territorio, infatti sì. Ogni cartellone distrutto... cazzo! Ah, ma certo. E adesso io dovrei farmela tutta a piedi. Mi sembra ovvio. Ah, un mezzo pesante. Scusami. L'EDF sta inviando agli ufficiali tramite corriere ordini di attacco ai cittadini. Questa comunicazione. Oh, un'altra volta, grazie. Aspetta, ma è questa la missione? Sì. Scusa, non volevo. Scusami. Bloccheremo i rifornimenti di carburante delle DF, distruggendo la raffineria ARC. Hai voglia di combattere? Certo. Andiamo a usare il camion, va. Ma mi segue questa? È grande. Ok, dobbiamo seguire il GPS. Avanti. Attenzione, derapata. E qua neanche in Juice 2 facciamo le derapate così. Manco con la barracuda. E derapasse. Sì. Con un carro armato simile del genere. Aspetta, liscio, siamo andati lisci. Andiamo. La Red Faction sta attaccando un edificio dell'EDF. Il raid ha successo se tutti i soldati dell'EDF vengono eliminati o se l'edificio viene distrutto. Bene, noi andiamo a distruggerlo. Qui c'è una piccola ciminiera. Occhio. Massacro addirittura. Ho capito, ma io li sparo in testa, non muoiono. Fanculo. Uno, due, tre, quattro. Ma penso che così basti. Sì, ma non crolla. Io la voglio vedere crollare invece. In questo modo. Non è vero, è rimasto in piedi. Guarda che cancara. E disintegrati. Occhio. Addirittura. Salve.
Porco. Vabbè. Vabbè, ovviamente qui non siamo in Skyrim che possiamo fare all'attacco così. Sì, da qua. Ma sì. Scendi. Non scende. Ok, è sceso dall'altro lato. No, scusa. No, ho ammazzato uno dei miei. Cazzo, sparano. Stazione, via. Un'altra ciminiera. Vai così. È un andato. Attenzione che qua esplode tutto. E addirittura esploso tutto qua. Nessuno si ritira se non lo dico io. Dai, 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 venite, venite. E oppala. Vai. Ok, che c'è uno là in fondo. Piccoli colpetti, piccoli colpetti, vai. Sì, piccoli colpetti, ma non ci arriva. Aia. Cazzo. Ci siamo? Ok, ci siamo qua. Beh, insomma. Uno, due, tre. No, ho finito le mine. No, 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 non credo che si distrugga così, però. Fanculo. Perché si è messo quello? Se va bene, poi. E dai. Quello là ha seri problemi. Non riesci a scendere da una scala? Ah, adesso, mille anni dopo. Fanculo. Ok, no, è morto, è morto. Cos'è? Sembra qualcosa di più prepotente. Ah, il fucile a pompa. Dai. Il fucile a pompa. Chi è che sta sparando? E qua. Là. Siamo. Ce l'abbiamo fatta. Per un pelo, ma ce l'abbiamo fatta. 309, wow. Grande così. Poi, prossima missione. Va, andiamo qua. Distruggiamo questo coso, va. Permesso, permesso.
Va che non si levano. Andare pure dall'altra parte, bene. Oh, ma si scassano subito questi cosi, però. Vabbè, sì. Cazzo, un aereo quello là. Cioè, non so se avete visto, se mi si è proprio buttato contro. Mi sembra una cosa abbastanza pericolosa questa qua, Non vorrei dire, ma... Purtroppo non ho più mine. Porca troia. Chi è? Dai, io ti sparo in testa, vacca boia. Come fai a non morire? Ah, c'è qualcun altro? Il fucile a pompa. Sì, certo. Non salta, non riesce a salire da lì. Che cazzo. Sì, però anche qua di colpi non è che ne ho tanti, sembra questo. Oppala. Vabbè, dai, mi tocca scendere qua più di tanto. Non è che posso fare, buttiamoci giù così direttamente, tanto. Ok, quindi è questo coso che devo distruggere. Ah no, non esplodono sti cosi. Grazie. Ah, questo è il fucile, sì, d'assalto normale. Ma così così preferisco questo. Questo è un alleato. Guarda lì dietro cosa c'è. Ah, quanti cosi. Sì, qua gente che muore. Come posso far distruggere sta cosa? Mi servirebbero mine, ma le mine non ne ho al momento, le ho tutte finite. Non è che non posso entrare così, ma non credo. A parte che fa un casino assurdo. Aspetta che qua c'è qualcosa. Magari c'è qualcosa che mi può tornarmi utile. No. Beh, a parte delle munizioni. Dai. Vabbè, dai, giuste per distruggere sto coso. Sì, del cacchio le piazzo. Scavatrice Ark. Sì, vabbè, da là in fondo poi. Fermo. Sai, non dovresti bloccare la strada. Aspetta, ho sbagliato, sbagliato. Fammi ritornare al rifugio. Al rifugio ho detto. Ma quanti miei distrutti di questo? Abbastanza. Smettetela di mettere a rischio altre vite. Via, via, levatevi. A questo. Occhio. Io non mi fermo davanti a nessuno. Abbiamo saputo
che dei documenti EDF segreti stanno per essere trasferiti. Trovate il corriere e i documenti. No, 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 andiamo verso il rifugio così ci potenziamo un po'. Cartellone. Bam. Anche questo settore sta per essere liberato. Vabbè, dai, comunque. Lì c'è una specie di pala eolica o sbaglio? Aspetta, dove cacchio? Sì, però è stralento sto coso, eh. Porca boia. Ah, ma certo. E dai. Allora. Allora, fucile d'assalto, pistola, pacificatore. Il fucile a pompa sarebbe. Al confronto della pistola? Ma no, la pistola mi sono trovato abbastanza bene, a dire il vero. E fa anche abbastanza danni. Vediamo se può. L'armatura di livello 1. Saldatura d'arco posso. Fulmina i nemici e i veicoli. Vai, prendo questo. È come l'elettricità statica, solo che questa può ucciderti. Proprio così? Quindi adesso devo ritornare qui. Magari la scambiamo con la pistola allora. Eccola qua. La pistola così. Sì, chi è sta roba? Ma è una cosa... Cioè, corpo a corpo? Ah no, ok, no, non necessariamente. Corpo a corpo. Vediamo. Se il comandante avesse seguito me, Eos sarebbe già morto. Mi stai prendendo in giro? Ti conviene non farmi cambiare. Non muore. Tu? Oh, che ca... No! 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 E dai, no, per favore, no! Non fa... Porca di quella puttana troia! Ok, che cazzo? Qualcuno ha... attivato un veicolo. Sbaglio, ho sentito un veicolo accendersi. Vi siete calamati? A quanto pare sì, si sono un attimino calmati, va. Sì, comunque sì, funziona, devo capire bene come funziona. Ok, piccola ricaricata. Ma qui... Azione aiuta completando gli obiettivi. Sì, ma è tutto. Vabbè, facciamo questo e poi basta. Come episodio direi che può bastare. Ovviamente ci prendiamo la Sunrail. Non è vero, non è la Sunrail questa. Ma prima c'era la Sunrail. Ma che cazzo? E sto coso cos'è adesso? È una cosa più prepotente perché ci sono sti cosi. Molto più cattivo. Andiamo. Cia, addirittura.
È cattivo, sì. È cattivo ed è anche vacca com'è veloce. Vabbè, ma si spacca subito però, eh. Come ogni altro veicolo. Occhio. Sì. Certo. Ok, ho distrutto una roba che non so se potevo distruggerla, però vabbè. Occhio. Distruggiamo sto coso. E in amicizia. Troia. Aspetta, dove cacchio sono? Sono finito poi. Porta il veicolo a un rifugio. Ah. Vabbè, dirlo prima. Sei qua a far tutto il giro. Non si protegge. No, porca. No, vabbè, non si protegge. E io pensavo che mi potevo proteggere lì. Ah, fai continua. Ma che cazzo ne so che c'era il buco nero di Sparta lì. Vabbè, ascolta. Quando muori, vieni rigenerato nel rifugio più vicino. La tua morte causa un abbassamento del morale. Se muovi troppo spesso, prova a ridurre il livello di difficoltà. Ma neanche, siamo su normale. Ma volendo posso cambiare la difficoltà? Opzioni gioco, difficoltà generale, normale, difficile, normale. Ah sì, dai, normale. Vabbè, dai. Dai ragazzi, dai che per questo episodio di Red Faction Guerriglia un po' travagliato così, vabbè, direi che per questo episodio di Red Faction Guerriglia è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di questo gioco e di altri giochi. Vi metterò un bel pollice in su se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Red Faction Guerriglia. Posso? Qualcosa? No, non posso niente. Ok. Bella.